Scuola e imprenditorialità si sposano e non c'è matrimonio migliore che nella buona cucina. Quella sfornata, è il caso di dirlo, dagli studenti dell'indirizzo alberghiero dell'Istituto Mattei di Rosignano Solvay, che hanno stupito con il risotto in chiave livornese decretato vincitore della tappa a Rosignano di Primi di Toscana, il concorso tra 14 istituti alberghieri lanciato dalla regione per raccontare la Toscana attraverso i primi piatti della tradizione culinaria regionale. Il risotto, realizzato da Gianmarco, Giorgio e Jacopo della Quinta B Enogastronomia, ora volerà alla finale del concorso l'11 maggio all'Istituto Saffi di Firenze. Presente alla giornata l'assessore alla formazione e istruzione della Regione Toscana Cristina Grieco, che ha partecipato anche al convegno La formazione integrata e le opzioni educative dell'imprenditorialità nella scuola, con tanti relatori provenienti dal mondo imprenditoriale e accademico per parlare di giovani, opportunità di occupazione e nuovo ruolo della scuola nei confronti del mondo del lavoro. In queste occasioni è la scuola a uscirne vincitrice, perché abbiamo la possibilità di conoscere i nostri giovani, di andare al di là anche magari degli stereotipi, dei pregiudizi, e vedere quanta passione i loro insegnanti ci mettono e quindi che grado di professionalità raggiungono anche così giovani, ancora se inseriti in un percorso di studio. È una tappa, sì, la finale ci sarà l'11 maggio. E lo abbiamo voluto fortemente come Regione Toscana, proprio in un'ottica di valorizzazione di tutta la filiera tecnico-professionale, quindi noi stiamo investendo su questa filiera a partire dalle qualifiche triennali, quindi dal primo step, fino ad arrivare agli istituti tecnici superiori, quindi percorsi terziari, quindi post diploma, che sono equiparati alla laurea pur non essendo universitari accademici. Entusiasmo contagioso tra i fornelli e tra gli ingredienti mescolati con perizia e creatività in cucina dagli studenti coinvolti nel concorso Primi di Toscana, pronti a mettersi alla prova e a sperimentare le proprie idee, sempre attenti, come se fossero sui banchi, a non andare fuori tema. Quando i ragazzi vengono messi in grado di esprimere anche la propria creatività, il proprio valore, quindi quando vengono valorizzati e ascoltati in senso lato, danno veramente il meglio di se stessi, quindi insomma sono orgogliosi di quello che hanno imparato a fare, di anche presentare le loro professionalità, qualsiasi esse siano, nel migliore dei modi, e questo appunto si respira. Io sono un po' più abituata perché sono una donna di scuola e perché insomma le scuole le conosco da tutta la vita. Di solito chi viene da fuori rimane stupito perché si ha un'idea, no, della scuola, i ragazzi che insomma svogliati, invece ecco devono essere messi in grado di esprimersi al meglio e danno veramente delle grandi soddisfazioni. Ogni tappa di Primi di Toscana è pensata per valorizzare luoghi, tradizioni e sapori della regione, fino a comporre un mosaico che, al di là del vincitore, sappia rendere conto della ricchezza della Toscana. Una ricchezza che in ogni luogo della regione, come è stato spiegato nel corso del convegno all'Istituto Mattei di Rosignano, ha tante sfaccettature, da quella enogastronomica a quella imprenditoriale. Rosignano Solvay ha una vocazione tanto turistica quanto industriale. Queste due, diciamo, anime sono unite dall'insediamento della società Solvay, che ha costituito il tessuto economico e sociale e il sostentamento delle famiglie per decenni e decenni, che con l'indotto ha portato molte aziende, ditte su cui appunto che danno occupazione anche a soggetti immigrati. Niente è lasciato al caso e la preparazione degli studenti, anche nella tappa di Rosignano, si è riversata nei piatti presentati al pranzo, che hanno dato sapore alla giornata, merito della passione e delle competenze che spingono tanti giovani toscani a studiare per diventare esperti e a realizzare le proprie aspirazioni, anche tra i fornelli. I ragazzi sono coinvolti diciamo, dalla creatività della cucina, dall'esprimere la propria intanto bravura personale, il proprio progetto personale, e poi anche la cultura di quello che studiano sui testi, cioè loro studiano i piatti tradizionali, la composizione degli alimenti, la storia della cultura gastronomica dei loro ambienti, quindi questo per loro è un momento espressivo,
e di dimostrazione delle loro abilità e competenze, che va al di là a volte di certi momenti puramente scolastici, no? L'esame di Stato, dove c'è una finalizzazione un po' meno conviviale, un po' meno socializzante naturalmente. Questo è un momento in cui vivono con il loro preside, il loro provveditore, l'assessore regionale, il loro esserci nella scuola. La cucina sa anche essere un mezzo di espressione per ricordare tappe fondamentali della storia, come la ricorrenza il 17 marzo della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, celebrata dai ragazzi nell'allestimento della giornata. Le apparecchiature erano tutte in bianco, rosso e verde, così come il dessert che ci hanno presentato, quindi anche questi sono appuntamenti e anniversari istituzionali che è bene ricordare, proprio anche in un'ottica di educazione anche alla cittadinanza attiva, che è sempre molto più importante. A ricordare la ricorrenza dei 157 anni dell'Unità Italiana sono stati anche i talentuosi studenti di Remuto, Rete Musica Toscana, che riunisce le scuole musicali toscane, e così a dare una nota in più ai piatti è stata la musica. Nell'occasione ho utilizzato questo quartetto di Pistoia, appartenente al liceo Forteguerra di Pistoia, che è una delle eccellenze toscane, insomma, delle nostre formazioni, veramente bravi. Questi ragazzi sono quattro ragazzi di quarta e quinta, sono due e due, quarta e quinta liceo, e sono davvero bravi. E loro, i ragazzi che hanno vinto con il loro risotto, sono orgogliosi di aver centrato l'obiettivo di aver stupito il palato della giuria con la loro idea, nata in classe da una riflessione che ha unito il sapore del carciofo di Venturina, presente nell'elenco dei prodotti tipici della regione toscana, e la triglia di scoglio di Livorno. Un primo passo, anzi un primo piatto, per realizzare il sogno del lavoro futuro. In futuro spero, io vorrei andare all'estero e iniziare un percorso fuori dall'Italia. E spero che funzioni. Per tutti lo stesso sogno? Sì, io volevo fare prima qualche esperienza all'estero e magari dopo qualche anno, un po' d'anni, magari venire in Italia e aprire qualcosa per conto mio. Ultimissima cosa, la scuola vi sta dando molto, questa scuola? Sì, ci sta aiutando soprattutto con le basi e esperienze come stage e questi banchetti, così, queste esperienze particolari, diciamo. Ora il loro risotto è pronto a volare in finale per la sfida decisiva tra i migliori primi di Toscana sui tavoli che l'11 maggio saranno imbanditi all'Istituto Saffi di Firenze.